Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mad Father, il settimo. Ok, starete notando quella cazzo di testa. E non avete idea dell'infarto che mi son preso, purtroppo non l'avete visto, mi dispiace. Ma ragazzi, quella cosa lì, come ho provato a superare questi due tavoli, è caduta. E mi son preso un coccolone. Comunque, nello scorso episodio, cosa è successo? Siamo stati impegnati a risolvere un puzzle che ci ha portato alla fine in questa stanza. E adesso ragazzi, proseguiamo. Madonna, sto ancora pensando all'infarto e sì, sto registrando tutto lo stesso giorno perché in questo momento non voglio perdere la tensione che ho perché sta diventando qualcosa di molto inquietante. Il mio diario. Mannaggia a te. Chi, no, chi è quel bambino? Xuari Xt? Sono nato. Dormivo nella culla insieme a mia madre. Oh porca puttana. La scultura di una donna distesa? Ah, ok, forse ho capito cosa dobbiamo fare. A seconda di quello che ci dice il diario, dobbiamo mettere a posto gli eventi? Vediamo. Ho ucciso. Oddio, raga. Penso che sia l'infanzia di nostro padre. Ho questa teoria, mi è venuta in mente adesso. Ho ucciso l'animale per un animale per divertimento e dopo è diventata come una droga per me. C'erano sempre animali, cani e uccellini e gatti, scusatemi, e uccellini morti nella mia stanza. Mamma è impazzita quando li ha trovati. Ogni qualvolta mamma è fuori, nascondo i cadaveri nel guardaroba. Questo vuol dire che devo nasconderli qua dentro. Ok. Preso anche questo. E sinceramente, adesso non so se la cosa è completata. Esatto, perché immagino di dover cacciare fuori la madre, visto che stava fuori. Perfetto. Sì, mi sa che è l'infanzia di nostro padre. Ma mia madre ha scoperto che uccidevo animali. Mi ha sculacciato. Fai silenzio. L'ho trafitta con un coltello. Mamma è caduta, tutta rossa. Non avevo mai visto una faccia così bella. Quindi le ho tagliato via la faccia. La sua faccia morta era così bella. Porca, no, ti prego. Non devo farlo davvero. Ah, forse glielo se devo semplicemente dare in mano. Ok, perfetto. Fammi andare a leggere. Ok, temo di aver capito cosa devo fare. O devo avvicinare il cadavere della madre. Che diavolo devo fare? Ho capito, ma non posso spingerlo. No, no, non questo. Oddio. Sì! Ok, ragazzi, non era tagliato via la faccia, ma era ripulito. Mi è venuto in mente adesso, wipe e ripulire. Non so perché, probabilmente preso dal sangue ho pensato a questa cosa. Gesù Cristo, quello ha un piccone. Ho ucciso mamma. Ero spaventato e sono corso via. Lontano, lontano, oltre l'oceano. Volevo dimenticare tutto, ma non potevo dimenticare la faccia bellissima di oh Gesù. La bellissima faccia morta della mamma. Ne ho ucciso un altro. Sono ovviamente diventato. Sono diventato dipendente da ciò, ossia da vedere persone dalle facce morte.
Una ragazza spaventata. Il problema è che non ho nemmeno il coso volendo, capito? Chi sta guardando questa ragazza? Cosa mi significa? Sti puzzle mi fanno impazzire, raga, davvero. Come posso ammazzarla questa? Ah! Perché non ci ho riflettuto prima di fare sta cosa che poteva succedere una roba del genere? Proseguiamo. Corvo. Ok. Mi sa che sti passi col coso nero. Non riesco più a muovere le mie gambe. Devo salvare papà. Papà. No, non puoi svenirmi adesso. È arrivato Layton. Al tuo limite. Sei davvero? Forse dovresti riposarti un po'. Raga, di questo qua non mi fido per un cazzo, ma per niente. Per niente, sembra troppo buono. Un altro flashback. Prepariamoci. Vieni qui, Aya. Mamma, sei così tiepida. Chiudi i tuoi occhi, Aya. Forse potresti sorridere un pochino. Mamma, cos'era quello? Un bacio di buona fortuna. Ok. Oddio, no, charm, scusatemi, penso sia carezza. Una carezza di buona fortuna. Ti ho accarezzato in modo che tu sia sempre, sempre felice da adesso. Wow. Ti amo, mamma. Sì, scusatemi questi miei svarioni con l'inglese, ma in questo momento sono un po' così, ecco. Mamma, hai un buon profumo. Il profumo che mamma aveva sempre usato. Chi sei? Tu hai lo stesso profumo della mamma. Perché hai il suo stesso profumo? Ah, ha preso il... Ma soprattutto dove sono? Vabbè, ha preso il profumo della madre, ragazzi. Eh? Quello è il profumo della mamma. Quando l'hai... Ridammelo. È di mia madre. La domanda adesso è dove sono finito. Ora posso muovermi. Ok, la statua di un cane. Ok, qua posso addirittura equipaggiare la motosega. Perfetto. Usciamo. Ah. Perfetto. È chiusa. Ragazzi, la musichetta di sottofondo mi convince meno di zero i pipistrelli. Oh, esci, 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 esci. Raga, che cazzo? Ok, forse devo muovermi. Corri. Sbrigati, maledizione, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ok. Non me l'aspettavo, giuro. Proprio zero. L'abbiamo aperta. Oh, l'abbiamo ritrovata, eccoti. Vieni qui. Ma cos'è? Ah, un topo mi sa. Non aver paura. Questo non è buono. Gli animali sembrano odiarlo. Ridammi il profumo di mia madre. Che cos'è? Non ce l'hai? Dove l'hai messo? Non lo so. Guardati attorno. Che cos'ha che non va? Ah, è la foto di quel cagnolino là. Oddio. Non vorrei che sia imbalsamato, effettivamente. Vediamo se è abbastanza sgamabile come cosa. Ok,
No, topo bastardo, dove sei finito? Dov'è? Ma che diavolo? Ok, no, questo non serve. Non so cosa fare. Di tornare di sopra direi che non se ne parla assolutamente. Esatto. Quindi presumo che ciò che io debba fare sia qua giù. Ora, la domanda è, cosa devo fare? Davvero? Vediamo di attraversare il tutto. Forse c'è una fine. Forse ho fatto una cagata. Ho fatto una cagata. Ho fatto una gran cagata. Ok, dove avevo salvato? Ok, rifaccio quel pezzo lì, ragazzi, e poi ci rivediamo tra un secondo. Ok, ragazzi, rieccomi qua. E boh. Questo topo qua si infila qui. Ma non so quale sia l'utilità del topo, sinceramente. Però, ad esempio, io adesso noto una cosa bellissima. Lì dietro c'è una crepa. Sì. Dimmi che è qua dentro il profumo. Oddio. Ok. L'ho trovato? Sì, perfetto. Ok, ragazzi. Bastardo! Mi segui pure! Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Stavo dicendo, l'ho notato appena ho iniziato a registrare. Quindi non me l'ero studiata, niente di che. Hai detto che sarei stata famiglia? Hai mentito. Non capisco. No, ok, niente, aspettate, calma. Qua dentro non sembra esserci più nulla. Il tipo è scomparso. Ora, noi abbiamo il profumo della mamma, che abbiamo capito che non piace agli animali. Questo vuol dire che i pipistrelli là dovrebbero allontanarsi, giusto? Sì, perfetto. Ok, era decisamente irraggiungibile con tutti questi pipistrelli, questa fine. Quella è una suora. Mi ha sboccato sangue addosso, perfetto. È stato abbastanza inquietante. Ottimo, questa qua me la sarei volentieri risparmiata. Questa è chiusa, ma l'altra è per forza aperta a sto punto. Ok. Camere da letto e ce n'è solo una aperta. Perfetto. Ole. Lì dietro c'è un buco che non mi convince e che ho già inquadrato. Oddio! Ragazzi, che infarto! Ma chi era poi? Ok. A giudicare, l'unica cosa che posso fare è provare a rifugiarmi qua dentro, ragazzi. Prepariamoci. Sta arrivando qualcosa. Ok, ce l'ho fatta. Oddio, quanto sei brutto! Scappa dietro. C'è una crepa dietro il letto. No, forse se ne va. Non è il caso di uscire. Riposati. In teoria dovresti spostarlo. Dietro c'è una crepa. Ma vabbè, riposati se sei in grado. Ma ha un senso sta cosa? Ok,
Ok, perfetto. Era così che si doveva fare. Passiamo qua dentro. E immagino che si arrivi alla stanza di qua. Ok. No, 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 no,
Allora, dobbiamo rifare tutto. Velocemente. Raga, sto tipo qua non ho ancora capito come cazzo. Guardate, sembra lentissimo e poi va a una velocità mostruosa. Ok, adesso ritorniamo a letto. Ritorniamo a letto. Come se lo dovessi aggirare, raga. Ho questo letto che si sposta totalmente da solo. Come se dovessi in qualche modo aggirarlo. È effettivamente l'unica cosa che mi viene in mente. O aspettare che lui si giri e provare a sgattaiolare via. Potrebbe essere un'altra idea. Non è una buona idea. Non è una buona idea. Ok, perfetto. Perfetto. Ce l'ho fatta. Sbrighiamoci, sbrighiamoci, sbrighiamoci. Sbrighiamoci, sbrighiamo. Io lo sapevo, ci avrei scommesso le palle. Dovevo svegliarmi. Forse mi sa che devo chiudere la porta prima di andarmene. Oddio, raga, sto tipo qua è una cosa impressionante. È riuscito pure a prendermi. Oltre a essere inquietantissimo come tipo. Ok. Chissà come sarà il bad ending, raga. Davvero, non ne ho idea. Corri, 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 corri. Ok, metterci qui di lato ha il suo vantaggio, devo dire. Tra l'altro, tra un attimo devo stoppare. Stai fermo. Allora, torniamo a letto qua. Adesso, ragazzi, credo di aver capito più o meno come si fa. No, ho sbagliato. Probabilmente uscendo dovremo chiudere la porta. In questo modo lui rimarrà chiuso dentro. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché se proviamo a scappare lui ci prende. Sì, lo so che devo passare di qua. Facciamo una cosa prima di farlo, però. Salviamo, così almeno, se dovessimo ipoteticamente schiattare, almeno. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo agire in maniera veloce. Vai. Ok, perfetto. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Ora, molto velocemente, salviamo qua. Devo chiudere la porta. Sono morto. Non capisco. Ma cazzo. Mi spieghi come faccio? A evitare di schiattare? Non è che ho molte soluzioni, eh. Ok, me la fuggo. Potrebbe essere un'idea! Ce l'avevo fatta! Ok, l'unica soluzione è fuggirsela. Perfetto, ci ho visto giusto, però. No, non ci avevo visto giusto. Ok. Forse devo andare giù. Ah no, va da solo. Ok, perfetto. Cagata. Non devo fare questo. Prova a scappare. E dai, c'ero quasi. C'ero quasi. A parte il fatto che lui potrebbe tranquillamente seguirmi attraverso quella porta. E ce l'avevo fatta. No, ragazzi, devo cercare di riuscirci. Cioè, piuttosto taglio finché non ci riesco. Mi sa che faccio così, raga. Taglio finché non ci riesco. Però non posso concludere l'episodio così. Ve ne accorgete anche voi. Quindi niente, raga. Stop un attimo e fra, spero poco, riprenderò a registrare. Sì, ragazzi. Sì, ce l'ho fatta. Andava chiusa la porta. Una bambola. È
Troppo inquietante. Raga, un'altra porta, un altro episodio che si conclude. Mamma mia. Spero che anche questo vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.